l'idea che non vogliamo fare poi un corso di scrittura, quanto un corso che attraverso l'escamotage della scrittura insegni ai ragazzi a leggere con attenzione. Cioè, l'imitazione dei classici è una cosa sulla quale ci siamo comunque formati. Leggere un grande poeta, decostruirne il testo, lo stile, le caratteristiche e poi provare ad Abbiamo imitarle. pensato ad autori giovani, ci siamo dati un po' questo limite, questo target, quindi abbiamo detto la generazione under 40, la generazione di cui si parla tanto. Brevemente volevo dire che è bello vedere tanti ragazzi per un premio letterario, perché si tratta di un premio letterario, che significa che vi è interessato, ma soprattutto significa che voi avete interesse e sensibilità per questo tipo di cose. Perché Paolo è venuto oggi qui a discutere con voi? Perché vi dovrebbe servire questo incontro per la parte creativa, cioè quella in cui siete voi a scrivere. Aiutatemi, nel senso fatemi le domande, perché io dopo queste due... Veramente, che c'è da dire? Arrivò imballato in una confezione di plastica dura. Io piansi perché pure se ormai avevo 9 anni non riuscivo ad aprirla. Dovette intervenire mio padre col coltello a seghetto. Papà l'aprì, ma non mi piaceva quel coso. Era solo un ammasso di peli finti con gli occhi di vetro e la bocca sempre sorridente. Dopo un'ora già non lo volevo più, volevo un cane vero. E arrivò, era una cagna vera e nata da un mese. Giocavamo spesso insieme. Ma che ne dici di fare una pagina scrivendo cosa pensa la farfalla volando? Magari... Che idea avresti? Far volare una farfalla e volando vola in continuazione e magari non trova prati su cui appoggiarci e può, vede il traffico delle macchine. Magari anche facciamo, magari la spazzatura che costretta a vedere. La spazzatura che può pensare che sono dei nuovi prati, invece si avvicina e non sente Una sorta l'odore dei di fiori. nuovi fiori. Però avvicinandosi sente l'odore sgradevole della spazzatura ed è costretto a volare e a non fermarsi mai. Dai, che l'idea non è male. Scrivere è un po' come sognare, no? Nel senso che per fortuna c'è un controllo maggiore, perché poi uno decide che cosa fanno i protagonisti, qual è la trama, quando comincia, quando finisce. Però nel momento in cui tu ti lasci andare, tu intendo lo scrittore, si lascia andare alla storia, nella storia precipitano tantissimi ingredienti che non... È come fare una torta senza seguire la ricetta, a occhio. Avevo insufficiente intimità con i giorni normali per sapere che il nostro tempo dilatato e fermo non rispettava le ore frenetiche degli altri, che procedeva turnato nelle entrate e nelle uscite fino a sera. E poi, un'altra volta a casa. Si allungava lento in propaggini che dal mio balcone arrivavano fino a quel taglio di mare che riuscivo a vedere tra la parabolica del vicino e la cupola di Donna Regina. Cioè, a me questa frase mi fa capire che comunque per lei il tempo è qualcosa di... è un suo nemico, perché l'attesa che lei aspetta, Non lei è in penso. ansia, il tempo che si dilata è pesa. Sì, questa potrebbe essere una frase Tempo che si importante. dilata e pesa. Guarda là, il tempo vero. Come se poi veramente esistesse un tempo È un vero. tempo finto. Un tempo finto. È un tempo vero. Cioè, sembra proprio fatto apposta, messo lì proprio. Se, Vero, come se sapessero che noi stiamo qui a leggere questa frase. Il vento che si infila gattonando per quel passaggio stretto tra le case. Uffa, protestò Primavera. Ma si può sapere cosa cerchi? Così non arriviamo più. Abbiamo tutto il tempo, qualche precauzione in più, che sarà mai? In fondo abbiamo già barattato la libertà di movimento con la protezione dei giubbotti. Ho un graffio sul naso. Cosa? Qui, non grattarlo.
E ora per favore non disturbarmi, vuoi? Perché c'erano cose serie a cui dovevo badare. Il marito certo, ma anche trovare altri bambini. Io la cosa che avrei voluto fare di più essere qua a Pagina Canonce, dato che conoscevo anche Piccirillo da prima, è partecipare al concorso con gli altri libri, perché effettivamente a quel che mi ricordo io da ragazzino, quando scrivo, completavo molto i libri altrui, avevo grande ambizione di questo libro mi piace ma lo voglio migliorare. Da ogni dove si trasferivano sul mare per sfuggire all'afa dell'inferno. Poi tutto si è spezzato con i gabbiani, almeno per me. Ovvio che non erano i primi animali a morire, ce n'erano stati molti altri. E io, alla tua età, seguivo tutte le notizie e le trascrivevo sul muro di camera mia. Primo l'orso polare, seconda la foca monaca, terza la balena, quarto lo scoiattolo rosso, quinta... Ma i gabbiani? Ah sì, i gabbiani! Loro c'erano ancora. C'erano proprio tanti. E si sono ammalati tutti insieme. L'animale, quando gli prende il morbo, poi, non dura molto, inteso come specie. Ormai avevano paura di sorvolare il mare, povere anime. E allora niente, volavano solo sulla terraferma. Poi si posavano su un muretto e crollavano giù di botto, su di un fianco, come se erano stanchi morti e volevano solo dormire. Dovevano essere belli quei tempi. Diciamo che era meglio di niente. Chiara, e se qui facessimo continuare la zia? Sì, ci avevo pensato anch'io, anche perché possiamo dire che lei, parliamo dei suoi tempi, che era bello, quando lei era più giovane, c'erano questi gabbiani. Ad esempio la sua prima volta quando ha visto un gabbiano. Sì, ad esempio incontrai lì un giovane che fissava come me i miei stessi gabbiani, cominciammo a parlare e scoprimmo di avere la stessa passione, la stessa interesse per i gabbiani.